Buongiorno a tutti amici e buon sabato. Diciannove. Siccome noi qui spesso parliamo dell'argomento case, oggi non parlerò solo di questo, però vi voglio far vedere una di quelle cose che a me lasciano col punto interrogativo, ma pure con l'amarezza. Ora, chi conosce Corraleco sa che quella è Calle Lepanto, questa è Calle Isaac Peral, lunghissima e super centrale. Ora, io mi chiedo, questo mostro, perché questo è un mostro, che hanno iniziato a costruire, mai finito, all'abbandono totale. Allora, a parte quanto può essere brutto nel centro di una cittadina turistica dove si tenta di restaurare, migliorare l'immagine in generale, riqualificare, cioè giri un angolo dall'avenida e questo è lo schifo che c'hai di fronte proprio. È una cosa veramente inguardabile, ragazzi, cioè veramente inguardabile, il degrado vero. Sembra bombardato dai russi poco fa, sembra un pezzo di Ucraina ancora lei. Allora una non può non continuarselo a chiedere, perché così vedete che vario anche un po'. A parte Osis Duna Pappagaio, tutti questi posti che stanno bene, sono perfetti, le case sono vuote. Ma riqualificare tutto ciò, vagamente, mettere dei fondi che poi per la singola persona sì, ma per un, voglio dire, per un aiutamento che io non credo che ci voglia una cifra spropositata e improponibile, perché continuano a costruire a destra a manca di tutto. E poi questo rimane così. No, vabbè, qualcuno mi dia una risposta. Stiamo portando con noi in questo sabato mattina e visto che l'altra volta farvi vedere i prezzi qua del supermercato è una cosa che vi è piaciuta, la facciamo pure oggi. Noi, non essendo due che vanno in macchina a fare la spesa, ne facciamo un po' ogni giorno, confesso. Quindi oggi è di mozzarella, perché qui c'è di prosciutto, cibo per il cane e anche per i gatti, perché ormai ci vengono a trovare e noi prendiamo da mangiare pure per i gatti. Sì. Cioccolata, birra, pane, insomma, la spesa di una giornatina, su e Sì. mezzo, poi ovviamente prendo già le cose a casa. Sì, per fare pranzo, anche se abbiamo già qualcosa a casa, per farci una passata. Esatto, vediamo un po' quanto spendiamo, se vi interessa. Volevo dire, secondo me sui 24. Io dico 21, vediamo chi si avvicina di più. Sì. Dai, indovinate pure voi. Vedete chi c'è fuori dal Liverdino? Sì, vi devo far Si ridere. mista. Forello, gli stiamo abusando della sua pazienza perché ci sta reggendo Juanino e il sabato all'ora di pranzo ci sta mezz'ora di fila alle casse qua. Ebbene sì, questi sono i tipici favori che ci si fanno a Corraleco, perché uno esce il sabato mattina, dice porto pure il cane, però voglio pure approfittarne per fare la spesa. E allora, visto che il posto è piccolo e ci si incrocia sempre, io ho detto dai, vediamoci al Liverdino, così mentre io entro a fare la spesa tu tieni Juanino. E quindi questo è il nostro sabato mattina iniziato così. Devo dire, c'era un vento allucinante, il freddo gelido, che pure se eravamo uscite col maglione sembrava che dovessimo tornare a casa, ma come spesso accade qua, all'improvviso, puff, caldo. È proprio incredibile, perché uno lo vede, tutta la gente è uscita col maglione che fa che frio, che frio, che frio, e poi di repente tutti che si spogliano si mettono al sole e iniziano a godersi già dalle 11 di mattina birette, pranzi e giustamente relax. Vabbè, io non so come fa a non farvi ridere, ma a me mi fa ridere. Reformas in general, cioè ristrutturazioni in generale. E tu vedi il posto e dici, ma ristrutturate qua che è veramente uno schifo. Cioè, un po' comica la cosa, eh. Magari ci fossero quei costruttori felici come quello là dell'altra volta. Qual è il costruttore felice? Quello è vero, vieni. Siamo rimasti colpiti perché all'Oasis Duna. È vero, è una bella cosa, si vede che quelli hanno un contratto buono, lavorano bene, perché quelli che stanno facendo le ristrutturazioni all'Oasis Duna, soprattutto del muro esterno, praticamente ci stanno a costruire una muraglia intorno, che da una parte va bene, perché devo dire che Sì, così non soprattutto. entra gente che non si conosce e non ci sono occupa, dai. Esatto, però a parte questo, oltretutto, perché devo dire che soprattutto vivendo nei bordi esterni dell'Oasis Duna, quindi le case che non sono quelle più centrali a bordo piscina, ma quelle invece laterali, da una parte è fantastico perché vedi il fuori, vedi la strada, però dall'altra parte ovviamente è reciproco. Quindi pure se tu stai un po' così in disordine dentro casa, passano i turisti di là e vi giuro che non è che fanno i discreti, si fermano proprio davanti a casa, indicano e te fanno pure le foto. Cioè, queste sono le cose che proprio a me fanno impazzire. Ti giuro, io ogni tanto seduta nella terrazza vi faccio hi, good morning, come di no, ma per carità fate pure foto, tranquilli. Quindi sì, stanno costruendo questo alto muro e avevamo notato. Cioè, da una parte
è bello vedere il paesaggio, però la gente che ti guarda così. Però per gli altri siamo noi il paesaggio da vedere, cioè, allora no. Infatti. Quindi è meglio metterci un muro. È vero, e in tutto ciò vedevamo questo operaio, in particolare uno che sta sempre di buon umore, sta lì con la pala, la cosa, la calce. Musica. La musica balla appena passi. Hola, buon dia, buona vibra! Queste sono le persone che veramente dicevo. Ci piacciono. Viva la faccia! Ci piacciono. Ora correndo a casa perché a quanto pare, eccole in diretta. Già sono arrivate le prime le gocce, sì, ebbene sì. Vabbè, meglio così, ogni tanto le piante annaffiate. Giustissimo, giustissimo. Meglio. Infatti, e a proposito di quello che stavamo dicendo, lavoratori fighi e lavoratori insopportabili, ebbene sì. Beh, appunto, magari un operaio che sta sotto il sole a farsi pure un certo cuore, perché non è che voglio dire fare un lavoro leggiato, come avrebbe detto Bersani, mica stiamo a pertinare le bambole a smaccare leopardi, però di buon umore. Poi vedi certi, perché io lo ammetto, ho sempre fatto questa cosa. Un lavoro facile e però sono di buon umore. Questo non l'ho detto io, non me ne prendo le responsabilità, però sì, voi lo sapete, ci sono attività che io ho proprio voglia di quasi di promuovere perché sono carinissime, e altre che invece proprio per me, posso essere sincera, dovrebbero chiudere domani. Cioè quel bar lì, Maschenada, lo dico chiaro, vicino al Liberdino, è il bar della maladequazione. La verità è tutti che non è neanche così brutto. No, brutto la non cosa è. È i lavoratori. Posso parlare pure io? Certo. Grazie. Dicevo, ti siedi lì, ti ignorano completamente, ma proprio completamente, anche se anche sta seduto al bar, al tavolino, ti passa il cameriere vicino che in quel momento non ha in mano nulla, tu lo guardi tipo posso ordinare, si gira dall'altra parte tipo che fastidio fisico la gente. Allora dopo un po' entri e dici alla signorina cinese che c'è dentro, scusi, buongiorno, buenos dias, lei ti guarda così e si rimette a fare i cazzi suoi. Allora, un bar così per me deve chiudere, cioè il bello è che è pure sempre pieno di gente semplicemente perché la posizione ottimale sta appiccicato al Liberdino. Ma se qualcuno volesse sapere la mia opinione, penso che là è meglio che non ci andate, perché sono di una maleducazione, proprio di quelli che entri nel loro bar e sembra che gli sei andato a rompere le scatole a casa loro, tipo vabbè, ma perché stai qua, che vuoi? Allora, nel tempo vi facciamo vedere sempre un po' di passeggio sull'avenida, che come vedete, sì, nuvoloso o meno, è abbastanza piena, anzi quando è così devo dire è pure più piena, perché tutti i turisti che avrebbero molto amato stare in spiaggia, oggi mi sa che in spiaggia poca gente, solo quelli veramente atrevidi, cioè coraggiosi, o come si dice qua, e ciado spadelante. Oppure quelli che fanno surf. Anche bravissima. Sono abituati al freddo col gelo. Poi c'hanno le mute. Come potete sentire, si sente più italiano di qualunque altra lingua, ma non solo perché siamo tanti, ma perché io ho notato una cosa, quanto parlano ad alta voce e strillano gli italiani, come se tutta la via fosse interessata a sentire quello che dicono. Probabilmente lo faccio pure io, non è che, però qualcosa che veramente, diciamo, non ci distingue per stile, sì, perché ogni tanto se senti uno che strilla e parla proprio è italiano. Anche stiamo passando davanti all'altro antipatico bar di Coraleco, dove da quando l'ho detto in un video non ho veramente mai più messo piede, ma mai, perché io quando dico una cosa la faccio. Un giorno pure qui mi siedo e non era come oggi, era completamente vuoto il bar, che io che so di origine ebrea, un vero commerciante penserebbe, beh, il primo cliente lo devo onorare. Non so se voi lo sapete, ma gli ebrei ogni giornata, il primo e l'ultimo cliente della giornata, lo onorano molto. Qui non sanno manco che vuol dire, puoi essere pure il primo e l'ultimo, ma ti trattano male uguale in quel bar. Quindi un giorno, aspettando appunto sì una mezz'oretta nel bar deserto, che qualcuno mi venisse a dire che bevevo, entro dentro e gli dico, scusi, ma è aperto già il bar, perché è una mezz'oretta che aspetto. E la signorina che c'era dentro, che me la vedo da un po' dall'altro, forse se ne è accorto qualcun altro che lavorava male, mi risponde, senti, io qui sto lavorando. E non ce l'ho fatta, io ho detto, lo so, il lavoro tuo dovrebbe essere portarmi il caffè a me, perché sono l'unica cliente che sta qua. E qua non posso non farvi vedere il colore dell'oceano in un giorno così nuvoloso, perché comunque ha sempre il suo fascino. Sì. Guarda che carina questa coppietta di signori vestiti tutti allegri. Sembrano pure della Roma, giallorossi. Qui come vedete
ci sono anche i testimoni, perché dovete sapere che i testimoni di Geova qui a Fuerteventura sono, a quanto io ho capito, parecchio numerosi. Si incontrano in un sacco di angoli di strade e sono veramente super attivi. Però mi sa che al suono i campanelli qua no, si mettono in mezzo alla strada e almeno se vuoi ti interessi tu, come con i gazebo politici, una cosa del genere. Bella città lì. Eh sì. Beh, Roma non è una cittadina, è una super mega città metropoli. Cioè, tipo, che secondo te gli dona di più a Roma il fatto di essere nuvolosa? Sì, perché qua ci sono palme, mare, ed è fatto un po' per il sole, dai. Beh, a questo punto direi che per la mattinata vi salutiamo, perché non so se sia la più so. Busta della spesa, skate, borsa di qua. Abbastanza impiccati. Sto un po' piemoccia. Vi diamo un ciao con questo meraviglioso sfondo di mulino dipinto con natura viva dietro. E ci vediamo più tardi. Ciao!